Allora, Perché senti, l'ho venduta prima. siccome qui ci sono 175 gradi, la Comasina è là alle nostre spalle, devi cominciare a fare video usato volando, perché io mi sto già E sciogliendo. vabbè, qua è deposito, cioè deposito, Giusto. diamo gli usati, non c'è mai nessuno. Giusto. Muoviti. Vai, veloci. Io poi ad aprire, non so se fa più caldo o più Secondo me fa fresco. più caldo. Però magari gira un po' No. d'aria, magari no. Va Allora, bene. così, partiamo l'usato con questo Perché sono venuta sfondo su con la di cartellina che non mi con questo serve? sfondo qui di rottamini che sono fantastici, che belle Dai. le moto del tuo papà. Va bene, allora, due Griso, merce rarissima ragazzi, le Griso, moto fantastica. Stavo dicendo che avevo anche una 1100 che era in arrivo quando abbiamo fatto l'ultimo video, ma è arrivata e già che è andata, Con quindi quanti chilometri? 150.000. Vendute immediatamente. Tu la Che sentivi in bello, moto e ti veniva che lacrimuccia. bello. Sono, cioè, queste robe qui sono indistruttibili. Bello. Allora, partiamo veloce che giustamente non fa Ma fresco. hai Vedi? già fatto Vedi? ammalare con l'aria condizionata Vedi? di sotto. Ecco. Siete mai Che contenti palle, che veramente. fa Sì, freddo, però. veramente, hai ragione, stavolta hai ragione. Allora, parliamo di Griso. Una è un 8,5, 2006, 68.000 km. La proponiamo a 4,4. Attenzione, questa moto sul cruscotto ne segna 17-18.000 perché è stato cambiato a 50.000 rotti qui da noi, quindi certificato. Io Ok, l'ho messa in vendita con la somma dei chilometri, anche se però uno guarda ne segna certo. meno di 18.000. Scarico Exxon più originale, telaietti e borse laterali Guzzi morbide. Non sono montate, ma ci sono, Ok, fidatevi. buono. Una moto, tutte moto in ordine, queste, cioè poi dopo meccanicamente, anzi scusami, questo dobbiamo dirlo, ha la doppia candela, albero a camscola, centralina e qualcos'altro che non mi ricordo, lo scarico l'ho detto. Ok. Ok, quindi come 8,5 è anche un po' bombardata, Pistolata, è allegra. un po' Poi non so pistolata. se è, allora, se dico albero a camscola, non so se chi sa, chi non sa, il guzzista doc sa di cosa sto Fatto parlando, fatto sempre da di qua da noi, voi, officina di là, sì. ok. Ok, Va bene. quindi 4,5 per l'8,50, altrimenti abbiamo questa che è una 1200 8 valvole, praticamente tutta originale, ha solo le maniglie come accessorio, 2011 39.000 km, quindi una moto ancora tutta da sfruttare, la proponiamo a 6,7 più il passaggio. Che bell'acquisto questa moto. Io ne ho Sì. avute due di queste qui. Questa non l'ho mai avuta, la 1200, il bombardone qua, non l'ho mai avuto. Moto E, cioè, fantastica. nel senso... È la stessa moto, tra Sì, virgolette, con con un cavalleria in motorone. più, cioè nel senso poi Però è dopo. gran bella moto. Esatto. MT-07 2014, la bellezza di 10.900 km, unico proprietario, quindi non si può aver dubbi. A 4,6 più il passaggio. La moto ha su pedane, leve, due o tre accessorietti, abbiamo tutte le cose originali, ok? Quindi nel senso sono dove i tamponi. Questa è una moto che già ci ha scritto un po' di gente chiedendo si può depotenziare. La risposta è sì, ovvio, poi è una cosa che va fatta post Certo, acquisto. Io certo. magari consiglio presso un concessionario Yamaha perché lì serve una sorta di documentazione, nulla osta Certo, e batte la certo. pesca. Le nostre due Tuono Factory che ce le avevamo già sono una 2021 aspetta, e una 2022, 16.000-26.000 km. 13,8 e 15,5, ok? La differenza di prezzo purtroppo sta che una l'abbiamo pagata tanto, vediamo, però insomma sono tutte e due perfette, in ordine, a posto, sorelline tra di loro. La V4 APRC l'abbiamo già vista, 2014, 29.900 km, unico proprietario, nostro cliente, taglia andata garantita, tutto quello che volete a 7,5. Su quelle che sappiamo già vado un po' Sì. veloce. Questa è nuova, Monster 937 SP, ok, quindi Hollins, la dotazione diciamo quella un po' più ricca, davanti e dietro, terminioni, insomma, non ho idea di moto che penso che costicchi, ecco, da nuova. È un 2023 con 8.700 km, ancora con la garanzia Ducati, quindi, a 12,9 più il passaggio, ok? Anche lei ovviamente unico proprietario, poi gli usati sono sempre qui da vedere. Quel minimo dove si può ci veniamo incontro, ecco. TM125 due tempi, già visto forse? Forse Sì, mi sembra di sì. sì. 6,9 più il passaggio, ovvio su moto costosette. Poi prima che giriamo l'angolo, abbiamo qua le due, Travel. chiamiamole Gran Turismo, Sì. non lo so, perché c'è la mia cartelletta, la sposto.
rimasta in mano da prima. Allora, questa è una TT. Aspetta che ti posso avanti. Vai, passa. Perché devo leggere il cartellino, non mi ricordo. Poi sta cadendo. Allora, 2019, 31.000 chilometri, unico proprietario, nostro cliente, taglia andata, certificata, garantita, tutto, eccetera, eccetera. Ha 8,2 più passaggio, tris di borse, paramotori, cioè ha un sacco di cose. Anche faretti, vedo. I faretti, attenzione, uno dei... l'avevamo detto. Ah sì, ok, è lei, va bene. È lei, bravo, abbiamo già visto. Uno dei due non funziona. Però si può fare funzionare. Io li lascio, poi ognuno fa quello che vuole. Se no, 1250R, 2020, 36.000 km, anche lei super full optional con tutti i pacchetti possibili immaginabili, a 12,5. Facciamo, svoltiamo l'angolo? Vai, svoltiamo l'angolo, io vado di qua e tu vai di là e ci incontriamo a metà strada. In realtà le novità le avevo messe di qua. Ah, qui c'è questa, quella che nel video precedente tu inquadravi la rossa e hai detto mai bianca. Esatto, questa è la bianca, zero. È lei la bianca. Ok. A quanto? A 12,8,90 più, okay. Più passaggio, garanzia. Quella moto lì tra l'altro è bella di tutti i colori, per cui è bellissima bianca. Ma sai che ne ho appena consegnata una verde e il cliente ha voluto mettere i cerchi oro? Spacca. No, è bellissima. Cerchi oro invece che nero sulle S, sì. Veramente spacca. Comunque questa, poi abbiamo altri chilometri zero che sono la Tuono 660 depotenziata e la V7 Stone. 9,390 una e 7,790 l'altra, però sono... Okay. Forse la chilometri zero è proprio questa, sai? Ah, eccola qui. Adesso non mi ricordo se è questa. Vabbè, comunque è gemella. Sì, lei. È immatricolata, mai usata, mai aggirata la chiave, 7,790 più passaggio. Va bene, ne approfittiamo per vedere la Norge. La Norge, 4,5, 2011, 98.000 chilometri. Poi, queste che abbiamo già visto un po' più, diciamo, retro, il V11 a 6,5. La V7, che questa è una special, la 5,9 e la Bonneville a 5, aspetta, c'ho un lapsus, 5,5, sì, mi ricordavo 5,5, però da due, fammi controllare. Poi tutto l'usato lo vedete sul nostro sito, quindi uno va su kimoto.it ed è sempre aggiornato tutto quello che vedete qua o anche quello che arriva, perché l'usato va e viene, cioè nel senso non possiamo prevedere come e quando. Land 1 125. Infatti sei andata via, non pensavo sì, l'avessi scusa, venduta. Mi sono distratta, basta. Questa è una moto carina, anche da usare in città per farci di tutto, sì. Consuma poi pochissimo. Poi ha un po' di chilometri, perché ne ha 940. 140 chilometri mi rendo conto. 940. 940 sono quasi 1000. Sì, infatti. No, lasciatela stare, questa qui 940 chilometri non va presa in considerazione. Questa è motore derby, motore a briglia, cioè nel senso quattro tempi a liquido. Comoda, col bauletto, veramente uno che vuole una moto. Ma passato con un Timasco, non lo so cos'era. Secondo me no, era uno scooterino piccolino, ma con una marmita enorme. Va bene, okay. Questi sono 125 quelli... Sì, però questi sono tutti nuovi. Guarda cosa ce n'è qua, che bello. Sì, perché ci sono questi, No. Comunque immagino. 50 e 125. Come prezzi, cinquantini andiamo da poco più di 3.000, 3.600, 3.700... Vent o Fanti, Caprilia fa solo 125, andiamo da meno di 4 per i motardini tipo SX, fino poi a salire qualcosa in più sulle sportive, però anche 125 moto le abbiamo sempre, anche qui un altro mercato che l'usato non si trova o si trova a prezzi seminuovo. Va bene. Lascio le considerazioni. Ok, l'XADV non me l'hai fatto vedere perché l'hai già venduto. Perché me lo sono dimenticato. Io se non ci fossi io, te cosa faresti? Se non ci sarei io, come direbbe qualcuno. 7,5 versione gravel, quindi paramotore, tubolari, faretti, riflettori, bauletto grande, pedane, poi li ha messi il cliente. Garanzia Honda 6 anni dall'immatricolazione, questo è un febbraio 21, 13.000 km, 11,4. Ok. Va bene? Va bene. Sì, adesso ti lascio andare in vacanza. Sei stata brava, puoi andare. Guardatevi i video durante le vacanze. Tanto ormai la moto non esiste più l'inverno, giusto? No, non ci sono più le mezze stagioni, tutte quelle balle lì. Esatto. Okay, non poi è stato inverno fino a 3 settimane fa. Esatto. Adesso ci troviamo a ottobre, novembre con 25. Posso dirti gradi. Che a me piace di più andare in moto col freddo che col caldo, con questo caldo qui faccio una fatica pazzesca. Sì. Mi copro e vado, l'ho usata sì, tutto l'inverno. Sì, forse soffri di meno, anch'io sono d'accordo. Va bene, Alice, buone vacanze. Anche a voi. Ciao, bacione. Ciao.